Buongiorno, buongiorno e benvenuti alla prima ricetta firmata Duma Canduma. Oggi vogliamo mostrarvi come si fanno alcune barrette energetiche che potete alternare ai vostri pasti principali durante le vostre escursioni, ma perché no anche durante le vostre giornate di lavoro. Gli ingredienti per preparare questa ricetta sono 200 g di fiocchi d'avena, 100 g di uvetta precedentemente ammollata, 100 g di nocciole e miele a piacere. Per creare la polpa che vi occorre, tagliate le mele a cubetti e mettetela a bollire in acqua per circa 20 minuti con un po' di succo di limone. Guarda, guarda che bravo, guarda. E dopo 20 minuti di attesa in cui vi sarete sicuramente divertiti, frullate le mele. E dopo esservi sincerati della qualità delle vostre nocciole, procedete a tritarle. A questo punto non vi resta che mescolare insieme i fiocchi d'avena, la polpa della mela cotta o il succo di mela qualora non abbiate voglia di preparare la polpa, l'uvetta ammollata e le nocciole tritate grossolanamente. Ricordatevi inoltre di aggiungere un pizzico di sale. Procedete mescolando il tutto fino ad ottenere un impasto appiccicoso ma consistente. Ah, non fate come noi, ricordatevi di aggiungere prima il miele. Continuate a mescolare. Adesso si può aggiungere un po' di acqua qualora il composto non vi sembri abbastanza amalgamato. A questo punto potete lasciare riposare il tutto per al minimo mezz'ora, ma potete arrivare fino a 2 ore e anche tutta la notte. Siamo Andrea, Shaberto, facciamolo lì. A questo punto mettete questo bellissimo e buonissimo composto che vi rimarrà sul gargarozzo per tutta l'escursione, lo riponete nella pirofila. Dopo aver infornato a 180 gradi e lasciato cuocere per circa 20 minuti, avrete tutto il tempo necessario per cercarvi una cavia e prepararvi alla degustazione finale. Ruben, qua è pronto, vieni ad assaggiare. No, non vengo assaggiare. Vieni. No. Cin, Ruben. Sono pieno di energia. Ma che buone! Sono buonissime, senti la mela? È buona, eh? Grazie a me ne una. Scarso.